Ciao a tutti, oggi voglio fare un esperimento. Visto che devo seminare i fagioli, li voglio mettere al posto delle fave, ma queste ancora sono in produzione, ho il frutteto con gli alberi da frutto piccolini, distanziati 5 metri l'uno dall'altro. Allora ho provato a 2 metri e mezzo a fare un solco di 25 metri, che è venuto dritto come me, e pianto qui, semino qui e voglio vedere cosa succede. Contadini veri mi hanno detto che non ci sono problemi, anche perché terrò pulito ai lati e irrigherò costantemente con la pompa. Vediamo cosa ne viene fuori. Ho messo giù cannellini e borlotti, quello che mi era rimasto dall'anno scorso, che erano ben conservati. Adesso chiudo il solco, una bella innaffiata e speriamo bene. Ho messo a dimora i fagioli nel solco, li ho messi così a spaglio, cercando di non raggrupparli troppo vicini uno agli altri, ma insomma alla fine verranno sullo stesso. Con il rastrello poi chiuderò il solco. Bastano un paio di centimetri sopra i fagioli. Io li ho messi asciutti, si potevano anche mettere a bagno per una notte, però adesso gli darò l'acqua e oggi promette pioggia, quindi alla fine va bene così. La semina dei legumi è terminata. Vi ringrazio per aver visto questo video. Se vi è piaciuto potete condividerlo e vi terrò aggiornati poi sulla crescita e sullo sviluppo delle piante.